tanto che non ci vedevamo. Bene, educa spagnoli ne facciamo? E facciamo l'educa spagnoli, va? Allora, abbiamo preparato 40 grammi di burro, l'abbiamo sciolto, 50 di zucchero, 200 grammi di farina, lievito per dolci, vaniglina, arancia e limone. E siamo pronti. Ok? Prepariamo i 200 grammi di farina. Buonasera a tutti, ben trovati. 50 grammi di zucchero. Andiamo alla velocità della luce. Mescoliamo le polveri. Cuoca le polveri. Mettiamo il nostro lievito. Ciao Laiza, tutto bene? Ecco qua il nostro lievito. Via, un po' di vaniglina. Cuoca perché già il lievito è vanillinato e ci mettiamo la scorzetta dell'arancia e del limone. Ok? Via! Bella scorza d'arancia e limone. L'olio sto già scaldando. Oh, fatto danno. Mettiamo anche un po' d'arancia. E poi ci mettiamo un pochino di Achems. Un po' di Achems. E le uova. Le abbiamo fatto. E possiamo friggere. Una cosa proprio veloce, 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 veloce. Stasera proprio velocissimi. Poi ci saranno altri piatti, vi farò vedere, ma li registro perché ci sono dei tempi lunghi e non vi posso tediare per farli in diretta. Ok, le uova. Ciao Stephen, tutto bene? Facciamo un dolcettino di carnevale, il più classico dei classici. Mettiamo il nostro burro, via, e il nostro liquore profumato. Archens. Ecco qua. Il lievito l'abbiamo messo, la vaniglina l'abbiamo messa, le uova ce le abbiamo messe. Eccoci pronti. Ecco fatto. Pronti, pronti, pronti. Avete visto? Che velocità. Ecco. Benissimo. Ci trasferiamo sul tavolo, mettiamo un po' di farina e facciamo delle palline. Ecco qui. Salve, salve a tutti, ciao Hater. Grazie, vi voglio bene anch'io. Voglio bene a tutti quanti. Ecco qua. E abbiamo fatto anche le nostre castagnole. Pronte, 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 pronte. E le possiamo tagliare e le friggiamo. È il dolce tipico per antonomasia di carnevale. Ciao Marco! Ciao a tutti! Ciao Steve! Ecco qua. Perfetto! Ci siamo! E adesso non dobbiamo far altro che fare delle palline. Ecco qua. Abbiamo bisogno, mettiamo un pochino di farina e facciamo delle palline in questo modo. E andremo poi a friggere. Ecco fatto. Ciao Marco.
Avete visto? Abbiamo fatto presto, 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 presto. Detto. Le castagnole sono velocissime da fare. Questa sera ho ospiti. Senza esagerare, ne abbiamo fatte un pochino. Cerchiamo di non esagerare, giusto per assaggiarle. Ecco qui. Ciao Calogero. Ecco fatto. Adesso le mettiamo su un vassoietto di legno e ci approfittiamo a friggerle. Ecco. Ci siamo, eh? Adesso ci spostiamo anche così vi faccio vedere come friggiamo. Senza l'odore che l'olio è pronto, il nostro olio è pronto, ecco qua, ecco fatto, perfetto, ci siamo. Prepariamo di qua, prendiamo la carta per assorbire il fritto. E siamo pronti. Adesso ci trasferiamo, eh? Un attimo al volo, ci spostiamo, eccoci qua, ecco qua. Mettiamo in postazione, eccoci, ok, si vede bene, ecco fatto, e possiamo friggere le nostre castagnole, l'olio è pronto, si vede? Abbondante olio, mi raccomando, deve essere abbastanza profondo, eh? Ecco fatto. E facciamo, vedete, si girano da sole nell'olio. Perfetto. Ecco qui. Avete visto? Sono velocissime, le castagnole sono veramente, veramente veloci. È chiaro, se ne dovete fare di più, raddoppiate la dose. Però, ecco qua. Adesso queste. Metteremo poi dello zucchero, semplicemente. Dello zucchero semolato per le castagnole. E siamo pronti, semplici, 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 avete visto? Quindi se volete fare delle castagnole per i vostri bambini, ci mettete poco poco a farle. Ci abbiamo visto proprio, siamo state velocissime, velocissime proprio. Si può usare anche al posto del burro, potete mettere dell'olio o dello strutto, eh? Quindi tranquillamente. Eccole qua, vedete, stanno gonfiando. Li facciamo cuocere bene. Ecco le nostre belle castagnole. Quando sono belle dorate, le possiamo scolare. E adesso, vedete, stanno crescendo, si stanno lievitando. Così abbiamo fatto anche le castagnole.
po' che non ci vedevamo, era un po' che non mi facevo sentire, sono stata molto impegnata. Adesso spero di potervi fare altre ricette man mano. Le faremo, faremo altre ricette sfiziose. Stasera ho amici a cena. Io ho preparato un po' di cosine. No, una cena molto light. Abbiamo deciso di fare. Ciao Rosa, come va? Non potevano mancare le castagnole di carnevale. Poi le faremo anche le rose con la crema, che sono molto buone, però ci vuole un po' più di tempo, eh? Queste le ho fatte proprio al volo, al volo. Le rose fritte con la crema sopra e la viscioletta. Poi faremo anche i vignè di San Giuseppe, nel zucchero di San Giuseppe. Faremo anche quelli al forno. Ci divertiremo un pochino. Ecco qua. Ci siamo ragazzi, ancora un pochino. Devono cuocere un pochino, eh? Cuocere bene, se no rimangono crude all'interno, mi raccomando, dovete farle cuocere bene. Qui. Perfetto. Mettiamo le altre. Cosa purtroppo qua non schiuma, togliamo un po' di schiuma per farsi chiusa e poi faremo le ciambelle di patate, buonissime le ciambelle di patate. Attenzione con l'olio, mi è scivolato. Ecco, sono quasi pronte. Ecco. Ci siamo. Prendi le appena messe. Ci siamo quasi. Adesso ve le facciamo vedere. Ecco qua, le mettiamo sulla carta, assorbente, poi le mettiamo in un'altra zuppiera e ci metteremo lo zucchero semolato. Avete visto, è una cosa proprio, è un dolce proprio dei più semplici, dei più semplici in assoluto. Eccole qua le nostre bombe castagnate. E siamo pronti. Ecco. Bene, eccole qui. Adesso le abbiamo fatte scolare e le mettiamo in un'altra zuppiera e metteremo dello zucchero semolato sulle nostre castagnole. Ecco qui. Ecco le nostre castagnole, sono cotte, perfette e buone. Bene, ecco qua le nostre castagnole. Per questa sera abbiamo fatto una ricettina facile e veloce alla velocità della luce. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao ciao!